Buongiorno! 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 Oggi siamo qui nella foresta di... come si chiama? Ah, non lo so. Non lo sappiamo. Per ricercare i mostri marini più pericolosi sulla faccia della terra. Oggi andremo alla ricerca del coccodrillo Ratatouille. Seguitemi! Ho detto seguitemi! Per prima cosa ci servirà l'equipaggiamento, come ad esempio un retino, che potete trovare in un negozio oppure più semplicemente in un albero. Adesso ci avvicineremo al villaggio per ascoltare le testimonianze di alcuni testimoni. Andiamo! Andiamo! Eccoci arrivati ad intervistare due testimoni del posto. Buongiorno. Buongiorno. Voi avete mai visto Ratatouille? Yeah, what means no? Il coccodrillo. Ah, sorry my friend. Yes. Dove l'avete avvistato? Ma allora ti spiego, noi non l'abbiamo mai visto. Però nostro figlio era andato a Burana a raccogliere ravanelli vicino al fiume e improvvisamente qualcosa è sbucato fuori e gli ha mangiato due gambe. Ma no, gliene ha mangiata soltanto una. Ma come no, due? Ma no, una. Va bene, come avete visto, come avete sentito, il coccodrillo è stato avvistato, quindi ora andremo a cercarlo. Ora andremo alla ricerca di animali che ci possono aiutare nella ricerca del coccodrillo. Ehi? Ehi? No, questo no? C'è una giraffa. Abbiamo trovato una giraffa nella foresta. C'è anche una zebra. Ehi. Voi avete avvistato il coccodrillo? Oh, fantastico. Andiamo di là. Ovviamente non ero assolutamente spaventata da quell'innocuo, pacifico e non pericoloso essere, era solo per non disturbare la sua quiete. Oggi abbiamo capito che anche gli animali che possono sembrare più pericolosi in realtà possono diventare nostri amici. Non è vero?